25 scatti per catturare storie, colori, espressioni, il racconto di un viaggio immaginario fissato in preziose immagini da conservare in scrigni preziosi di squadrate cornici, al cui interno si aprono fantastici pezzi di realtà che solo l'occhio allenato di un fotografo da strada riesce a immortalare, rubando l'attimo al tempo che corre. Così la raccolta di fotografie di De Linda Dotto si presenta al mondo esterno che oggi più che mai è affamato di storie fantastiche pronte a regalare squarci di azzurro. 25 immagini che io ho scattato un po' ovunque, anche da Firenze, da Palermo, dai paesini delle Madonie, dalla mia famiglia, perché anche nel periodo di chiusura che non uscivamo, ho cercato anche un po' di raccontare quello che vivevo sul quotidiano, quindi mia sorella incinta, la mia nipotina. E questo diciamo, è stato molto, molto, molto anche diciamo, interessante. Le foto sono esposte a Casa Graal. Sin da piccola ho sempre amato la fotografia. Diciamo, da ragazzina ero molto timida e la fotografia mi permetteva quasi di potermi proteggere, nascondere, così non avevo bisogno neanche di poter parlare tanto. Crescendo questa mia passione è continuata. La fotografia mi ha permesso comunque di scoprire e di scoprirmi, perché oggi la fotografia non solo mi permette di mettermi in relazione con tante persone, di conoscere tante persone e di poter quindi poter trasmettere quello che sono le mie emozioni. Dei momenti vissuti, dei luoghi vissuti, delle stradine anche della mia città di Palermo. E questo per me è un orgoglio immenso. Mi piace tanto la street photo, mi piace tanto ricercare un'immagine, essere colpita. Forse è la stessa immagine che trova me. Io non riuscirei a camminare senza la mia macchinetta, è molto semplice, è veloce, è leggera e questo mi evita anche di portare zaini, troppe cose ingombranti, che magari proprio quello poi mi permettono di farmi sfuggire quella foto.